Granduca, e noi siamo qui che siamo per appassiti. Abbiamo detto alle 9:30, noi siamo stati puntuali certo, te l'ho detto ieri sera. Tu devi ancora partire. Si renderanno conto di quello che hanno qui davanti? No. Diciamo due parole. Non è ancora sveglio, bene, lasciamolo fare. Si sono dopo. Dai, già che ci siamo. Poi pulisci i vetri con quel fazzoletto. Ma scusa, ragazzi, dobbiamo quella lì è la strada del giusto. Sì. Vogliamo ridare una poesia del giusto. Professor Ghiasoni, però bisogna che la prendano automobile. E noi dobbiamo prendere anche il microfono. Vedi, Giusti illustrato è scritto come volume, però sono i suoi sonetti scritti dove un ottimo vignettista commentava in maniera costante tutte le poesie e sonetti che lui ha scritto. Fantastico. Allora questa qui è intitolata Il re Travicello, datata 1841, è vero? Al re Travicello piovuto ai ranocchi, mi levo il cappello e piego i ginocchi. Lo predico anch'io, cascato da Dio. Oh, comodo e bello, un re Travicello. Colonne il suo regno con molto fracasso. Le teste di legno fan sempre del chiasso. Ma subito tacque e al sommo dell'acque rimase un corbello il re Travicello. Allora, noi siamo davanti alla statua del Giusti, qui a Monsumano Terme. Lei, siamo architetto, a Terme. Ci ha portato. Racconti. Allora, Monsumano Terme nasce nel 1600. Potete vedere la pianta di questo paese, oggi città. È una pianta seicentesca e nasce grazie a un miracolo avvenuto nel luogo dove ora si trova la chiesa. Una pastorella perde un gregge, avviene il miracolo, ritrova queste pecore. Un miracolo. Era un colpo di culo più che un miracolo. Si chiama miracolo. Miracolo. E quindi in 30 anni persone vengono a chiedere ovviamente di avere il miracolo. Lo facevano allora, si fa ancora oggi. Grazie alle offerte che raccoglievano, chiesero al Granduca di poter costruire un santuario, che avvenne nel 1600. Qui era una zona palustre perché l'acqua arrivava molto vicina. Fu costruita la chiesa e
il paese stesso che voi vedete. Davanti abbiamo l'osteria dei pellegrini, appunto, dove potevano trovare alloggio e potersi rinfrescare. Vi faccio vedere una cosa velocemente. Sì. Cosa dobbiamo vedere, ecco, Andrea? La chiesa, e quindi questi affreschi, queste lunette, 14 lunette affrescate da Giovanni, da San Giovanni famoso, illustrano il racconto dei vari miracoli successi in questo luogo. E si parte dal momento in cui la ragazza perde le pecore, chiede alla Madonna di poterle ritrovare, avviene il miracolo, le ritrova, e quindi c'è lo sviluppo di quello che succede nel tempo fino al momento in cui il Granduca costruisce la chiesa. Bello, molto interessante. L'ultima cosa sul paese, prima di partire. Il paese, la sua fortuna poi la fa grazie alle calzature. I famosi sandali con gli occhi. Sì, davvero? Sì, venivano fatti qui. E poi una fornitura di un imprenditore di allora, insomma, un artigiano, che ha una commessa da parte dell'esercito della guerra del 15-18, e quindi costruisce queste scarpe, produce le scarpe per l'esercito. C'erano le conce qui vicino a Santa Croce, qui inizia questo lavoro. Ma l'idea degli occhi come gli è venuta, dei sandalini con gli occhi? Questo non lo so. È un vecchio disegno, tutti abbiamo avuto sandalini con gli occhi, hanno fatto la fortuna. 1900, vi voglio solo dire due cose. 1900 Monsummano aveva una centrale elettrica, e quindi è uno di quei pochi paesi che aveva un'illuminazione elettrica. E dopo poco anche il tram, di qui passava il tram, cioè partiva il tram che andava a Montecatini e a Pescia. Oggi le polemiche intorno alla chiesa, no? Del tram Firenze. 1907 qui c'era il tram. Bene, che altro dire? Che altro sembra dire? Sia stato così esaustivo. How do you spell relief? I get D-R-U-N-K. Lately Dave says my baby left me, I do it almost every day. It's the only thing that I found that'll take the hurt away. But how do you spell relief, John? I get D-R-U-N-K. Well, every night about sundown I get a pain down deep inside. This old broken heart acts up, there's a hurting in my pride. But I found a surefire treatment that'll get me feeling right. When your memory starts flaring up, I just head for the neon lights. How do you spell relief, David? I get D-R-U-N-K. Lately since my baby left, I do it almost every day. It's the only thing that I found, John, that'll take the hurt away. Well, how do you spell relief? I just get D-R-U-N-K. No doctor, tell me what is wrong. I can fill my own prescriptions and it lasts me all night long. It's the perfect medication for an ailment such as mine. I forget about the tears I've cried when the whiskey hits my mind. How do we spell relief? We get D-R-U-N-K. Lately since my baby left me, I do it almost every day. Well, I tell you, Johnny, it's the only thing I found that'll take the pain away. How do we spell relief? We get D-R-U-N-K. How do we spell relief? We get D-R-U-N-K. How do we spell relief? We get D-R-U-N-K. Siamo in un posto splendido, architetto. Sì, Monsummano Alto, su questo poggio, abbastanza interessante, perché sicuramente era un luogo sacro nel periodo etrusco, dove questo nome anche ricorda
questa origine di luogo sacro. Ovviamente viene poi fortificato, siamo ormai, il tempo è passato, intorno al 1000, con tutti i problemi legati fino al 1300, le guerre fra Lucca e Pistoia. Perché è importante? Perché era situato in una situazione interessante fra Pistoia, sulla strada romana che da Fiesole, Firenze, passava, arrivava a Pistoia, Serravalle e poi proseguiva verso Pescia, Lucca, Luni. E quindi in questo senso c'era questa strada che portava verso il Padule, altro luogo importante perché di lì ci si poteva muovere con le barche e andare verso l'Arno. Verso l'Arno. Quindi questo era il luogo più alto e quindi di controllo su tutto il territorio. Ci sono 2 chilometri di cinta muraria ancora, la chiesa di San Nicolao e tutto il resto del paese poi è andato, la gente se n'è andata perché ovviamente il lavoro era verso la parte bassa e quindi la gente ha abbandonato le case e quindi è rimasto abbandonato. Però vediamo ancora delle testimonianze incredibili. Le testimonianze sono interessanti, la chiesa ovviamente romanica del 1100-1002 e ci sono rimaste 2 porte molto belle e andiamo a vedere una, c'è anche un paesaggio stupendo. Andiamo. Stiamo andando verso la porta, è rimasto ancora un resto di edificio medievale, insomma, nella parte specialmente degli archi, le varie costruzioni che potevano essere in un paese, insomma, niente di più. E davanti a noi c'è questa apertura, questa palude, un padule di Fucecchio. Una zona importante, una delle più belle zone umide che abbiamo, non ufficialmente riconosciuta perché non abbiamo ancora capito il motivo. È vero che è stata divisa e quindi sono appezzamenti di terra comprati da privati, però è una zona importante perché in questa piana arriva tutta l'acqua di questi monti. E quindi c'è un microclima particolare rispetto alle altre zone e tutto questo poi defluisce nell'Arno. Il problema delle zanzare c'era, zanzare malarica e così, fu importato dal Canada questo pesciolino, la gambusia, che era particolare di nutrirsi delle uova, delle zanzare. E è un pesciolino interessante perché ha la bocca, voi che siete pescatori, rivolta all'insù, in modo che quando l'acqua diminuisce, il pesciolino riesce in qualche modo a sopravvivere in queste pozze. E in questo modo riuscirono a debellare il problema della malaria. Dimmi cos'è Val di Nievole questo? Val di Nievole perché sì. La valle della nebbia, insomma, perché grazie a questa quantità d'acqua, ovviamente d'inverno, no? Nei periodi quando il passaggio fra il caldo e il freddo c'è questa nebbia. Ecco, allora, spendo una parola a proposito della nostra troupe di amici che è con noi quest'oggi. Siamo in un bel mucchio, quindi eccoli che arrivano, mi pare di poterveli far vedere, li abbracciamo così tutti quanti. Una visita. Fra campane e campanelli e altri generi. D'altronde, Granduca, però la terra di Toscana sembra un fascino particolare. Lo so. Lei che è un noto miliardario, costano molto le case qui, perché ne abbiamo visto una in vendita. Sono inarrivabili. Inarrivabili? Sì. Non per i liguri che sono noti, vero? Danarosi. Ah sì, infatti io viaggio sempre corredato da miliardari. Ma lei veda quei 2 panfili che c'ha là che non servono a niente. Lo fa. Andiamo a vedere questa porta in fondo al paese? Andiamo.
siamo arrivati a una delle due porte del castello, quella che dava verso Monte Vettolini, quindi gli altri castelli che determinavano questa linea di difesa fra quello che era il discorso di Pistoia, Firenze e Dall'Occa, che nel 1300 guerreggiavano ovviamente per la conquista dei territori. Come si chiama quel paesino lì, Andre? Questo è il paese di Monte Vettolini. Monte Vettolini. Queste fortificazioni erano contemporanee? Sì, sono state contemporanee, proprio sui vari poggetti a salvaguardia di questa strada che passava poco sopra la zona 1, e quindi per i commerci era importante. Questa zona i romani qui ovviamente abitavano, era suddivisa secondo la loro centuriazione, e passando sotto Monte Vettolini c'è rimasto il ricordo di una chiesa, una pieve importante per tutto questo territorio, questa pieve di Vaiano, e accanto alla pieve abbiamo trovato i resti di una villa romana, come testimonianza della cosa, di questa centuriazione. E poi vedremo l'Arciano, altra villa, non era un castello, era una villa molto probabilmente di un personaggio romano venuto qui, a un signore che aveva la terra, aveva gli uomini per lavorare, insomma. E così anche Vaiano, come dicevo, questa villa romana era una villa di campagna, quindi le famose fattorie. Le famose fattorie, sì. Chissà, ho sempre sognato di fare un salto indietro nel tempo con sarebbe una di quelle bello. Macchine alla Wells. Tutti abbiamo sognato, per poco, eh? Per poco. Perché se tu capitavi nella famiglia sbagliata. Vabbè. Dove siamo, Andrea? Siamo nel Padule di Fuscecchio, in una zona interessante, perché questo è il canale maestro, ovviamente, che portava e porta l'acqua in Arno quando l'Arno lo consente. E questa zona è il porto, era il porto, ma è un porto per attracco di barchini, insomma, a fondo piatto o barchine, quelle più grandi, per portare le cose. Perché portare una damigiana di vino, ovviamente per le strade di allora, sarebbe stato un problema, molto più semplice con la barca. Ma questo era un porto antico, perché la strada che abbiamo fatto da Cecina collegava Pistoia con questo Padule,
E di qui i viandanti, i famosi viandanti, i famosi pellegrini passavano da questa zona e qui montavano sul barchino e potevano raggiungere l'Arno e quindi andare verso Fuscecchio. O se no dall'altra parte andavano verso Alto Pascio, Lucca. Questo canale maestro è una... credo che sia stato scavato dal Granduca di Toscana. No, dunque, no? Questo canale ha una storia antica, è sempre stato come in origine, che costeggia proprio il discorso del Padule come canale, poi è sempre stato, hanno sempre cercato di mantenerlo, quindi è diventato canale, insomma, è diventato più grande e nel mezzo sono circa 6 metri di profondità. 6 metri? 6 metri di profondità. E il Granduca lo mantenevano, voglio dai medici al Granduca, pulito. E adesso che sta inquadrando, quello scolmatoio là, cos'è? La, sì, è acqua, il reflusso? È acqua che viene dai vari fiumi, ecco. Che tutti gettano qui nel Padule, quindi dal Cecina che da cui siamo passati fino ai fiumi di Pescia. Di Pescia. Ho capito, quindi anche i fiumi di Pescia vengono sì, qui sì, dentro? Tutta la zona intorno. Quindi tutta l'acqua delle cartiere viene qua? No, l'acqua delle cartiere va nella Pescia, no, viene qua, però meno male è depurata e quindi non c'è più il problema dell'inquinamento come certo. Prima. Ma il grosso problema non era tanto, sì è vero anche Pescia, perché il problema dell'inquinamento, la carta paglia che veniva fatta sì. Con la calce, insomma tutte queste storie, ma il problema era Montecatini. Montecatini sì. Perché ovviamente diventava un concime che faceva crescere le alghe in maniera sproporzionata. Ho capito. Anche poi con tutti i problemi legati ai batteri, eccetera. Però abbiamo un depuratore che riesce a... Guarda che meraviglia, sembra un dipinto dei fattori, sì. Guarda, sì. Con i cavalieri. E qui veniva il Fuscini e non venivano tanto lontani, in questo casotto. Fra questo casotto e il casotto del Lillo che è più avanti, qui venivano la mattina presto per andare a caccia e poi dopo si pappavano le prede con vino buono vino. Poi nascevano le poesie. Neri Tanfucio. Sì. Neri Tanfucio. Abbiamo qui ora il sonetto che si potrebbe leggere. Bravo. Del pescatore, intitolato Er pescatore di Anna. È una conversazione fra, come noi che rompete l'anima, viandante e pescatore. Viandante, toccano? Pescatore, non gran cosa stamattina, l'acqua è no troppo torbe, il pesce un vede, ma spero di pigliare qualche anguillina. Deh, quell'animale e il torbo lo riede. Viandante, ne avete presi punti? Pescatore, una reina 3 anni fa, bel tocco e mi diede. Creda, mi spaventai, persi la mina, mi si scocciò, peccato, e se ne andiere. Flum, ragazzi, stiamo fermi, Dio sagrato. Flum, t'ho visto, un pensa brutto monello.